Natale. Signore, io... No, no, io... Sei un grande! No, no, io sto girando la Sicilia, ma... Togli, cosa fai? Togli questa roba qua, togli, butta, via, questa. Insomma, io sono... Se la visione della Sicilia fosse, fosse la visione da Cefalù, non avrebbe senso il nostro giro, non avrebbe senso il nostro movimento, non avrebbe senso questi che discutono. State tranquilli, mi fanno la scorta. Non ho bisogno di scorta. Io non dovete scortare me e proteggere me, dovete proteggere la gente da me, è diverso. Allora, io sono esterefatto, cose normali, chiese. È un senso di per la prima volta da quando giro la città sento un senso di leggero benessere e sono sconvolto perché arrivo da Alcamo, arrivo da Agrigento, arrivo da tutti i posti dove sono tutti sono tutti incazzati come bene, qui vedo che siete abbastanza tranquilli, quindi che cosa posso dirvi io? Se fosse la Sicilia fosse così come questo paesino sarebbe una meraviglia e dovrebbe essere così. Purtroppo fuori di qua c'è un'altra Sicilia, non so se la conoscete. Qua c'è il turismo, c'è l'arte, c'è la cultura e vivete benissimo, c'è il commercio, negozi aperti. Ho visto un'altra Sicilia, cari signori. C'è un'altra Sicilia. E vedo che stavolta siete, è piena anche qua, quindi molti non saranno di questa cittadina, verranno da fuori. Vedo un comitato laggiù, meraviglioso. Come va? Ci state bene? Tutto a posto? Quindi non so bene che cosa pensiate, ma vedo che c'è un cambiamento strategico, un cambiamento di sguardi. Qui e in tutta la Sicilia i vostri sguardi sono molto diversi di sei mesi fa. Sei mesi fa eravate diversi, io venivo a Palermo, andavo a Caltagirone, a Sciacca, sei mesi fa per le amministrative era pieno lo stesso, ma lo sguardo era molto diverso. Eravate a venire, venivano a vedere il comico, fa il comico, simpatico, fa due battute, ma lo sguardo era con le mani incrociate e ti guardavano come dire ma che minchia fai, intanto qua non si cambia niente. Adesso è diverso, adesso sospettate forse che ci sia una possibilità, forse c'è la possibilità, forse avete vissuto 20-30 anni con i voti di scambio, magari poi se fossi nato qua anch'io avrei dato il mio voto per un lavoro, no? È normale, non c'hai il lavoro, ti promettono il lavoro, dai il voto, adesso vi danno il lavoro ma lo stipendio ce lo mettete voi, non c'è più niente, quindi non c'è più niente da rischiare. Quindi, un momento, io ho girato, sono arrivato a nuoto qua, Vorrei... No, ma mi sono preparato. E mentre venivo qua, sono arrivato a Reggio Calabria. Reggio Calabria, appena mi hanno visto, hanno sciolto il comune per mafia. Forse per darmi il benvenuto, non erano... E allora, i calabresi mi hanno detto, manco li carica, finimmo tutto a crocco, grillo, guarda là. Allora io mi sono buttato in acqua e mentre nuotavo dicevo cosa sto facendo io? Che cosa sto facendo? Voi siete solo quattro lì? Un abuso edilizio avete fatto quel tempo. Allora, e mentre nuotavo dicevo cosa sto facendo io? Io faccio il comico, dovrei fare il comico. Cosa faccio? Sto nuotando, perché lo faccio? E perché lo faccio? Allora la mia risposta è perché l'ho fatto. Per dimostrare che un uomo di 64 anni, sovrappeso, leggermente grasso, leggermente grasso, se che non è uno sportivo, che fa tutt'altro, ma si allena sei mesi per fare un risultato che non è semplice, bene, la forza di volontà ti fa fare delle cose straordinarie. E questo è il messaggio che vi porto qua. E lo porto ai miei coetanei e lo porto ai ragazzi. E allora si comincia a sentire qualcosa, ma è una terra fantastica. Io non conoscevo la Sicilia, ve lo giuro, conoscevo le solite cose che conoscono i turisti, non ero neanche mai venuto a Cefalù, non c'ero mai stato perché arrivavi a Messina ti caricavano su un pullman, ti portavano a Taormina e facevamo le vacanzine vip pesche, ma io lo sto girando con un camper.
Messina, per esempio, arrivi a Messina, non la visiti, è una città straordinaria con dietro un lago, ma è fantastica. E ho girato, sono andato, non so, dove siamo stati, in tutti i paesi che mi hai portato, tu mi hai portato. Siamo andati a Ragusa, anche lì da rimanere strabiliati. Una cosa che io non credevo, Ragusa, tutto il ragusano, non c'è un centimetro di autostrada, mancano le ferrovie, siamo arrivati in una ferrovia, mancava 500 metri di binario, ma cosa cazzo, dove va a finire il binario? Ho preso il treno per capire come sono i trasporti, ho preso il treno da Scordia a Vizzini, sono 24 chilometri, quanto ci abbiamo messo? Due giorni, un giorno e mezzo, due giorni, c'eravamo tutti noi. Poi c'era un vecchio in un angolo, ho detto cosa fa? Non saccio cosa fa, era lì. E ho visto per la prima volta una cosa incredibile, che questo treno era trainato da una littorina a gasolio. Ma l'ultima littorina che ho visto io nella mia vita era in un negozio di giocattoli di mio figlio. Qui ce l'avete sul serio, ciuff, ciuff, ciuff. Ma è straordinario. Ma io sono andato nel paese della mafia, mi dicevano stai attento, Bagheria, siamo andati a Modica, altri quelli della mafia, Favara, Marcellona, mi dicevano stai attento, Corleone, io quando sono uscito dalla roulotte a Corleone pensavo di trovarci Marlon Brando, tu cazzo, invece non c'è più la mafia, c'è gente sorridente, giovani, vecchi, anziani. La mafia forse starà a guardare, è preoccupata, guarda come vanno le cose, ma la mafia qua ce n'è molto meno perché ce l'avete rimandata al nord, ve ne siete disfatti, è tutta assurda. Signori, chiudono comuni per mafia più in Liguria che in tutta la Sicilia, eh? Io ve lo voglio dire, eh? E là sono al contrario, là ci sono governatori, c'è questo forminchione che li arrestano mezza giunta. Il suo assessore compra 50 euro all'andrangheta, ma 50 euro il dranghettista li prende di anticipo, gli altri glieli dai con i grandi lavori. La mafia segue i grandi lavori. È lì, e i grandi lavori sono l'Expo, sono il Terzo Valico a Genova, la Gronda. E voi volevate fare i grandi lavori, fare il ponte sullo stretto per arrivare da Palermo in alta velocità, arrivavi a, non so, in Russia, a Kiev. Cazzo, partivi da Palermo e arrivavi a Kiev e poi non sapevi come cazzo andare a Caltanissetta, ma che cazzo, ma io voglio vedere Caltanissetta, non Kiev. E poi giro, vado nel Trentino, c'è il Trentino, vado a Modica, dove ancora Modica ti dicono, sai che qua ci sono due famiglie che comandano tutto, una è la famiglia di, e parlano piano. Lo dicono ancora piano, qualcuno c'è, perché hanno i mezzi di comunicazione, hanno la raffineria di petrolio, tengono in mano l'energia e la comunicazione di questo paese. E poi giro, vado, vedo bellezza da tutte le parti, sconvolgente, dico ma 5 milioni di siciliani che vivono in queste condizioni, qui avete le cose per cui vale la pena vivere, ma non ve lo dico per fare il ruffiano, avete l'arte, la cultura, la bellezza, cazzo, fai un buco per terra, esce un normanno così dicendo che è bella la cattedrale, avete civiltà, avete il sole, il tempo, il clima, in questo momento a Milano hanno il Monbut e il Piumone, ma cazzo, ma voi ci siete abituati, noi no. Ma il cibo, avete del cibo meraviglioso, sta cazzo di caponata dalle orecchie mi sta uscendo. Sto cercando ancora di digerire una, sto cercando, te lo giuro, di digerire un arancino di Messina grosso così, che ce l'ho ancora qua. Però, pesci, vado a vedere le cooperative dei pesci, dei pescatori, Mazara del Vallo, la più grande d'Italia. Sciacca, la seconda più grande d'Italia, e mi preparano un palchetto per parlare ai pescatori. Io non parlo ai pescatori, io volevo che i pescatori mi parlassero per capire un po', e sono uscito con loro col peschereccio e ho capito un po' di cose,
E allora ecco le leggi che arrivano da Mille, da Bruxelles, che proibiscono la caccia del tonno, mentre i giapponesi vengono qua e se la portano via. Delle leggi assurde fatte dal libero mercato, della mano invisibile che regola il mercato. Ma vaffanculo, non sono riuscito a mangiare una cazzo di arancia siciliana qui, di Tunisi le devo mangiare. Ma queste cose si possono ricontrattare. E allora questi pescatori mi dicono: non ce la facciamo più, non ce la facciamo più, dacci una mano. E poi scopro che tra i pescatori c'è uno laureato, con due lauree, laureato alla Normale di Pisa, fa il pescatore. Ho detto: sei tu che ti devi occupare della pesca, vieni nel movimento, vai in Parlamento siciliano e ti occupi della pesca. Ma non hai capito ancora che la struttura finanziaria è da cambiare. L'economia è schizofrenica. Dove ci sono stati gli investimenti, dove ci sono stati i finanziamenti? Hanno disintegrato il mercato. Ma è possibile che non si capisca? Nel mondo c'erano 20 milioni di pescatori con i finanziamenti agevolati. Fai la barca più grossa, le reti più grosse, ti financio tutto. Vedi, 20 milioni sono 18 milioni. 2 milioni hanno perso il posto di lavoro. Così l'agricoltura, un terzo del bilancio dell'Unione Europea sull'agricoltura, e ci sono sempre meno agricoltori. Adesso siamo arrivati al 3-3,5% che dà da mangiare agli altri. Erano l'8%, chiudono le piccole e medie imprese. È un delitto contro l'umanità far chiudere una piccola impresa agroalimentare col cibo che sarà la nostra battaglia futura. Bravo, ma stiamo scherzando? Ma io mi cazzo, ma perché devo essere così? Mi devo calmare perché c'è la 7 che mi manda sempre con la faccia così, e poi dico: ma fidereste il paese a uno così? Inquadri, gira su te stesso. Se noi non avessimo avuto un'informazione così, non saremmo in queste condizioni, lo capite, no? Quindi sono completamente asserviti. Strano. E allora ecco che è un momento così, la pesca, l'agricoltura, sto scoprendo tutte queste cose. E qui, signori, la cultura anche delle persone. Ma io conosco delle persone straordinarie, ma avete avuto davanti alla casa di dove Amodi, Verga! Verga, no, ho visto una foto di Verga del 1800, alla stazione di Vizzini, c'è la foto di Verga del 1895 che ha fatto lui, la stazione di Vizzini in bianco e nero, nel 1895, se vai a vederla, la stazione è uguale! È uguale, erano più avanti nel 1895! Allora qui Quasimo, Pirandello Modica, ad Agrigento, davanti alla casa di Pirandello, lasciate andare, Pirandello, porca puttana, lo conoscono in tutto il mondo, la casa abbandonata, e davanti cosa vogliono costruire? Un rigassificatore. Avete avuto poeti di tutte le... ma io non... il più grande poeta che ha riassunto in due righe la poesia del mondo, di Modica, Quasimodo. Ma pensate, un uomo che in due frasi racchiude l'amore del mondo e la sofferenza del mondo, ma è un genio, premio per Nobel per la letteratura. Ognuno sta solo sul cuore del mondo ed è trafitto da un raggio di sole ed è subito Michiche. Ma non è una meraviglia, siete passati da Quasimodo a Michiche. Questa è la nostra evoluzione culturale, che mi fa anche un po' tristezza, mi fa pena, fa dei comici inquadrati dal basso verso l'alto, sembra Centola Qualunque che grida, ma poi allargano il campo, non c'era nessuno, c'era uno striscione in fondo, dove saranno i suoi che si vergognano un po', poi vado a leggere lo striscione, devi andartene a fanculo, ma è pazzesco, è tutta questa gente che si ripresenta. Questa gente che ha delle fotografie sui vostri muri, che sono pazzeschi, che si mettono così, con due dita così per far vedere che sono intellettuali, con degli slogan, io con voi per sempre. Cazzo, c'è da toccarsi i coglioni, cos'è? Una minaccia? No! Destra, sinistra, free, flop, flop! Ma stiamo scherzando? Ma io ho conosciuto per esempio a Gela un bravo
primo sindaco. Ma vedete la differenza tra un... le brave persone ci sono in tutti i paesi, perché Crocetta, io l'ho conosciuto, difendeva l'acqua pubblica, ha rischiato, è stato un bravo sindaco, per l'amor di Dio. Ma la differenza è basilare tra noi e questa gente qua, che questa gente tradisce il senso dei propri elettori, perché se io ti eleggo per fare il sindaco, fai il sindaco, non è che mi dimetto e vado a fare il parlamentare europeo, mi faccio eleggere il parlamentare europeo, mollo al Parlamento e vengo qua a fare il presidente della regione. Prendi per il culo i tuoi concittadini, da noi no. Questo movimento di cittadini, voti, se fa il sindaco, fa il sindaco, due legislature, poi va a casa. Non è che fa carriera. E allora vedere Crocetta, con le mani giunte, la Madonna dietro, col rosario che prendeva dalle mani e diceva: io sono il vostro rosario. Ma se c'è Dio, anche Dio si sentirebbe preso per il culo. Ma allora sono finiti, lo sanno. Sono finiti e lo sanno, signori, perché tanta gente così in tutte le piazze, ogni volta che andiamo, ma non sono più io, no, è qualcosa che sta avendo un qualcosa dentro di pelle, e il cambiamento lo dobbiamo fare qua, perché se io ho perso l'identità come comico e sono un politico, non so neanche più chi sono, in casa mia mi guardano con degli occhi così, ma io vorrei dirvi una cosa, se io ho perso l'identità e non so chi sono, vi faccio una domanda a voi, chi siete voi? Chi sono i siciliani? Siete una regione a statuto speciale senza essere speciale, siete autonomi ma non siete autonomi, dipendenti o indipendentisti, chi siete? Siete un'isola che non c'è, ma che c'è? Bravo. Mi è piaciuta questa frase, qui solitamente c'è un applauso, l'isola che non c'è, ma che c'è, è vero. Siete a statuto speciale, potreste fare delle cose, potrebbe essere una piattaforma di sperimentazione qui. E adesso hanno paura, non c'è più il voto di scambio, non sapete più come vendere, perché un po' di responsabilità ce l'avete anche voi, porca puttana, perché in 20 anni non vi siete mai indignati, mai. E allora devo presumere che non vi indignate perché siete invidiosi di quelli che vanno su. Però adesso basta. È il momento, non abbiamo più niente da perdere, non abbiamo più niente, hanno una paura pazzesca, non gira nessuno, girano scortati dalla polizia, loro girano scortati, io vengo in mezzo a voi, vado a prendere il caffè, mi date, mi rovinate le camicie con quelle mannacce, maledette, ma io vengo dentro, ridi perché mi hai dato 2 manate, e allora sta succedendo, non escono più, si fa ad Agrigento, doveva venire il fantasma, questi fantasmi che sono Alfano, non vedete che si stanno uccidendo tra loro, il fuoco amico, scompaiono, si dividono, non c'è più niente, c'è polvere come i vampiri quando gli dai un punteruolo nel cuore che rimane la polvere. Se non li tenessero in vita i mezzi di informazione, non ce ne ricorderemmo più, signori, perché è questo, non sono media, sono medium che fanno sedute spiritiche. E quando li molleranno la televisione, adesso il talk show, noi non ci andiamo, perché abbiamo delle statistiche, che ogni volta che si presenta un politico in televisione perde dai 5 ai 10 mila voti. Non ci vanno più neanche loro tra un po'. Gli sono rimasti la polizia, i carabinieri e sono tutti, si stanno iscrivendo, quelli della Digo si stanno iscrivendo al Movimento 5 Stelle, vero, tutti i carabinieri, vero, c'è un magistrato lì, tutti i carabinieri li prendono e mi dicono vai avanti così i carabinieri. E quando molleranno la polizia e i carabinieri che si saranno rotti i coglioni di scortarli per andare per figa a fare shopping e fare compri e andare allo stadio, quando si stuferanno. È finita! E allora io... Allora, guardate che io sto, giro la Sicilia, ma giro l'Italia, a calmare le anime, a calmare gli anziani, io vedo un sacco di anziani, sta cambiando anche l'anziano, prima non sapeva di rete, niente, è arrivato uno ad Alcamo di 85 anni, mi ha detto, perché non hai risposto? Ti ho scritto su YouTube! 85 anni, aveva delle mani grosse come Wüster. È così,
non hanno dimestichezza con queste cose. Noi siamo una piazza, la questura ha detto che saremo 250, saremo un po' di più credo qua, a volte non esistiamo neanche. Ad Alcamo, a Bagheria, eravamo 10.000, sui giornali pubblicano cose false, depistaggi, e come facciamo a essere qua? Perché aggiungete a questa piazza la diretta streaming che sta facendo lui con questo oggettino qua, e aumenta questa piazza di quanto? 2.000 in più che oggi sono ad Alcamo, e sono nel mondo, e si stanno godendo lo streaming a sbalzi, a rallentatore, perché c'è una rete qua che neanche in Libia. Ha ragione. Ecco, quindi la prima cosa che bisogna fare è fare rete, unirci in rete. Allora i pescatori, mettetevi in rete. I pescatori hanno delle cooperative, una contro l'altra, cooperative del PDL, le cooperative del PD meno L, perché gli hanno dato i voti, hai capito? Allora prima fare rete, allora la gente che è informata, la gente che ha conoscenza, la gente con la conoscenza non la prendi più per il culo. E allora, qui dobbiamo fare un passo straordinario, ma un passo bisogna fare. Hanno paura perché? Perché? Perché si accorgono che qui è nata una cosa, sta nascendo una roba che non si ferma più. Io li ho visti in televisione adesso, buoni, onesti, tutti i partiti c'erano, io voglio diminuirvi lo stipendio anche del 15%, ma dalla prossima legislatura. Quell'altro, non voglio il vitalizio, ma tra un pochino. Io ho lasciato l'auto blu, vado al comune col monopattino. Mi fa incazzare ancora di più. È troppo tardi, non vi crediamo più. Basta! Basta! Ci copiano, ma chi se ne frega? Noi siamo dei depuratori viventi. Allora, facciamo paura perché? Perché noi i rimborsi elettorali 2 anni fa, quando ci sarebbero dovuti per legge i rimborsi elettorali, noi 1.700.000 euro non li abbiamo presi. Li abbiamo lasciati allo Stato, non presi, lasciati. Non vogliamo partecipare alla spartizione di soldi rubati. Questo è un sistema criminale, è il sistema. Allora ecco il fiorito che nascono i Losi e Ferrari, perché è un sistema, anche se c'è un onesto dentro, approfitta, è lì, è il sistema, è la legge. Per la prima volta al mondo c'è una nazione dove i fuorilegge al Parlamento emettono delle leggi che noi persone per bene dovremmo rispettare. Ma chi cazzo l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Abbiamo fatto il Parlamento pulito, 3 anni fa, il V-Day, ve lo ricordate? Fuori parlamentari corrotti, l'abbiamo detto, 350.000 firme, 2 legislature a casa, non puoi stare lì, 4 legislature, 5, 6, 7, gente che ha 70, 80, abbiamo dei senatori di 104 anni nominati dal Presidente della Repubblica e un senatore può col suo voto far cadere il governo, uno di 100 anni col catetere che va a votare, ma che cazzo dici? Ma basta! Ma il senatore va rispettato, gli si dà un premio, sta a casa. Cosa significa senatore a vita? Allora, questo è un paese, noi non è da cambiare, noi non siamo qua per cambiare una classe politica, ve lo giro col cuore. Noi siamo qua per cominciare qualcosa di diverso, di fare una specie di rivoluzione culturale, una rivoluzione di civiltà, perché noi vogliamo passare dal petrolio alle rinnovabili in 20 anni, è una rivoluzione di civiltà, non politica. E poi sì, dobbiamo riconvertire tutte le produzioni industriali che non funzionano più, dall'acciaio che non si vende più a Taranto. Avete visto sul Corriere della Sera il 75% di donne in più ammalate di tumore. E finirà come? Finirà che chiuderanno i forni, saranno disoccupati e malati, finirà l'italiana. Qui avete uno scempio, nel più bel golfo di tutta la Sicilia, c'è uno scempio, arrivo da uno scempio lì, dove eravamo prima? Termini Merese, con gli operai sotto a dire cosa dobbiamo fare. Cosa dobbiamo fare? Io vi dico, possiamo fare solo una cosa, riconsiderare il lavoro, la parola lavoro è diventata una parola orrenda, si fa qualsiasi cosa per qualsiasi lavoro. Io quando mi dici lavoro voglio sapere che lavoro, qual è il lavoro? Lavorare come un minatore è lavoro, pulirmi le scarpe è lavoro,
prendere due lauree e poi fare a 400 euro in un call center è lavoro. Io voglio con i soldi della politica, con i soldi della politica domani mattina si realizzano. Via i rimborsi elettorali sono 3 miliardi. Allora, doppio incarico via, via gli vitalizi, accorpamento dei comuni sotto i 5.000 abitanti, via le province. Bene, allora abbiamo 111.000 persone oggi in Italia che vivono con una pensione che va da 10.000 a 54.000 euro al mese. In un paese, in un momento di emergenza si dice mettiamo un massimo di 4.000 di massima e recuperiamo 7 miliardi. Scusa, con questi 7 miliardi noi possiamo fare una cosa dignitosa come i paesi civili, fare un reddito di cittadinanza, togliere la cassa integrazione e investire sulle persone, non sulle automobili. È populismo, ma io voglio salvare la persona, non l'automobile. Che cazzo me ne frega dell'automobile? Io voglio mettere in condizione una persona che abbia 3 anni di tempo, che possa sopravvivere. Nessuno deve ammazzarsi perché non ha lavoro. Nessuno deve buttarsi dai terrazzi. Nessuno deve morire. 1.000 persone che muoiono in nome del lavoro. E allora, se togliamo questo, uno ha 3 anni di tempo. Vediamo, si può organizzare, vedere. Può vedere una cosa che può fare, perché sei costretto, la maggior parte dei giovani, a fare lavori del cazzo, andare via dalla tua terra, fare lavori per cui non sei portato e diventi un frustrato tutta la vita. Vogliamo una nuova generazione così? E allora, è semplice, non è difficile. Ci hanno convinto che la politica sia l'amministrazione della complessità, come dice uno di sinistra, come dice la supercazzola. E dice la palingenetica proliferazione del Dio cosciente che si infutura nell'antropoformismo universale. Ma che minchia hai detto? La politica è la cosa più semplice del mondo, è la semplicità, è la cosa più vicina all'intelligenza. Abbiamo bisogno di buon senso, oggi sei buon senso, ti dicono che sei un terrorista. La Camusso mi ha detto che io non parlo mai di lavoro. Ma porca puttana, io ho scritto 2 libri sul lavoro. Il primo si chiamava Schiavi moderni, la prefazione era il premio Nobel Stiglitz, che parlava del precariato. Poi sono andato con quel libro in piazza a Bologna a dire che la legge Biagi era una stronzata perché non era applicabile. Mi hanno dato del terrorista sul Corriere della Sera. Poi ho scritto Morti bianche, sulle morti sul lavoro, esempi. Sono andato a intervistare migliaia di famiglie. Non parlo di lavoro. Ma qual è il lavoro? Fare i grandi lavori con l'andrangheta. Dare appalti, di appalti, subappalto, 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 funziona così. Prendi l'appalto, lo dai all'altra parte, subappalto, e il lavoro lo fa con la Bolkestein, un'altra legge che non abbiamo firmato noi. Puoi far fare il lavoro a un'impresa rumena. Vengono qua a prezzi rumeni. Una vergogna. Poi vai in Romania, dici che cazzo fa gli lavori schifosi in Romania? Chi li fa? I rumeni? No, gli ucraini! Gli ucraini! Cazzo, vai in Ucraina, dici loro cosa faranno? Chi fanno i lavori? I georgiani! Vai in Georgia, i tagiki! Cazzo, non c'è mai fine! Vai in Tagikistan, chi li fa? Il Bangladesh! Cazzo, vai in Bangladesh, chi li fa? Sono gli ultimi. Io di lì non c'è. Questo è il lavoro. Il lavoro è una parte importante della mia vita, ma non può essere la mia vita. Ho altre cose da fare. Io sono una dimostrazione di quello che vi dico. Io ho fatto i soldi, 41 anni, riempivo le piazze a pagamento, mi ricordo, non fatemi commuovere, sono di Genova. Lo faccio ancora, perché è giusto che il mio lavoro sia retribuito, no? Io faccio gli spettacoli con un biglietto d'ingresso. Però una parte del mio lavoro la sto dedicando agli altri. È questo il segreto, ma non sono niente di goh. E lo fanno un sacco di siciliani, ho incontrato un notaio, che lui il mattino fa il notaio e al giorno ha fatto una cosa a Favara. Favara era una zona di microcriminalità giovanile, di bullismo. Cazzo, hanno chiuso un asilo per mafia, cioè, c'era uno di 8 anni che voleva il pizzo sulle merendine, cioè, una roba. Vabbè, è andato lì tutto diroccato, fa. Ma io tutto diroccato, che cosa ha fatto? Ha comprato tutto il centro di Favara,
tutti i monolocali bilocali li ha rimessi a posto e ci fa andare gratuitamente tutti i giovani artisti del mondo, e adesso è pieno di dipinti, sculture, di opere d'arte, e sta attirando turisti, una città che non c'era niente. E chi l'ha fatto questo? Un cazzo di notaio! Non lo Stato, un notaio! Allora se io do un po' di mio tempo, il notaio do un po' del suo tempo, ognuno di voi deve cedere una parte del proprio lavoro agli altri, così cambiamo il mondo! Grazie, cazzo! Hai ragione, sarò un francescano? Sono ecumenico! È così! E questa gente ha paura per questo, perché noi non prendiamo soldi. Perché i consiglieri che sono entrati a fare i consiglieri in Regione Emilia e Regione Piemonte 3 anni fa avevano una paga di 12.000 euro, ne hanno preso 2.500. Questi qua, se entreranno, hanno già firmato da un notaio, ma lo fanno perché sennò vanno via, che invece di 20.000 euro lordi al mese a fare il consigliere qui in Sicilia, 20.000 euro, quando l'ha saputo Obama, ha detto io mollo tutto, mi vengo in Sicilia, ma state scherzando. Bene, questi ragazzi prenderanno 3.000 euro e gli altri 17.000, non è che li mettono in un fondo come ha detto Repubblica Palermo, perché raccontano delle balle, la differenza di 17.000 euro verrà messa su un assegno e restituita alla Regione Sicilia. Noi non vogliamo soldi pubblici, e questo fa paura, questo fa paura, questo che uno venga qua, a me chi me lo fa fare? Sono ricco, potevo starmi nella mia villa, chi cazzo me lo fa fare andare sull'Etna, attraversare a nuoto, venire qua a gridare, sudare, sputare? Chi me lo fa fare? Me lo fa fare, io ho 6 figli, me lo fa fare il fatto che 3 se ne sono andati per cercare nuove avventure, me lo fa fare i figli dei miei amici che se ne vanno, me lo fa fare così, potevo starmene in casa, ho detto che cazzo sto in casa a fare il pensionato a 64 anni, ma vaffanculo, sono uscito e sono un'altra giovinezza per me. Chi c'è dietro Grillo? La GP Morgan, il Casaleggio, le multinazionali non riescono a capire perché non ce l'hanno nel DNA. Che uno possa fare qualche cosa senza averne un rientro economico. Non riescono a capire perché non possono pensarlo. Non possono pensare che dei ragazzi, dei giovani, 80 selezionati per la regione, incensurati, e trovarne 80 è stato un lavoro pazzesco. 80. Bene, non riescono a capire che un movimento così, che nasce 3 anni fa, a tre anni, contro partiti di 20, 40, 60 anni, 3 anni, senza soldi, con i mezzi di informazione contro, con i giornali che depistano le informazioni, che dicono cose insensate su di me, su di loro. Bene, in 3 anni noi, in campo nazionale, siamo diventati la seconda forza politica d'Italia, la seconda forza senza soldi, così. E vi do questa notizia, in Sicilia siamo la prima forza politica oggi in Sicilia. E allora, ecco cosa fa paura. Allora, è inutile che mi dica il programma, la protesta, la proposta. È 5 anni che abbiamo un programma online. Vorreste fare qualcosa anche voi? Ve lo devo spiegare qua. Dobbiamo stare 3 giorni, io vi devo spiegare il programma. Se avete visto qualche mio spettacolo, io sono 20 anni che parlo di queste cose. Avevo la macchina a idrogeno nel 95. Andavo davanti ai cancelli della Fiat con una macchina di 1,5 litri, 100 chilometri, e dicevo, se non fate una macchina così, chiudete. E andavo per le piazze a dire, non comprate la Parma, che è fallita. Io che prendevo 2 azioni andavo alla Telecom a mandare a fanculo Tronchetti Provera, che erano dei ladroni, e ha disintegrato una società che era vitale per il nostro paese. Non mi devono rompere i coglioni sui programmi. Io andavo coi politecnici di Zurigo, andavo a lavorare, a vedere come lavoravano i tedeschi all'università di Wuppertal, e lì parlavano di cose concrete. Noi il 3 e il 4 la spendere più. Parlano di come arrivare da 6 kW, che è il consumo medio di elettricità in Europa, a 2 kW con l'efficienza energetica. Togliere materiali, materia, 40 tonnellate a testa sprechiamo di materia. Si può arrivare. E parlavano di, invece di lavorare 40 ore alla settimana, lavorare 20 ore alla settimana. Questi dei politecnici, non di lotta continua.
Allora non me lo devono menare a me, perché io sono andato a vedere come si scalda una casa a Copenaghen, un danese, sono andato a vedere come fare una casa passiva in Germania, oppure col geotermico in Svizzera, 600.000 case, una sonda qua, tiri giù una sonda a 10 metri, hai da 10 a 15 gradi fissi, tiri su il calore o ti raffreschi la casa distante e ti riscaldi la casa d'inverno con una pompa di calore e quattro pannelli, non hai bisogno di petrolchimico, non hai bisogno di rigassificatori, hai bisogno di intelligenza! Quindi non me lo devono menare, non me lo devono menare. Questa gente qua deve fare una cosa immediatamente, devono andare via tutti devono andare via, fuori, a casa tutti. Questo sistema di rappresentatività non esiste più, non ci rappresentano più, saranno cittadini eletti da altri cittadini che si autorappresentano. È un esperimento, ci vengono, oggi avevo la Francia, ieri avevo la Germania, sono arrivati da CNN, da BBC, da tutto il mondo, vengono a vedere questo strano fenomeno, perché è uno strano fenomeno, non lo so anch'io cosa abbiamo inventato, lo sapremo fra 10 anni, ma stiamo compiendo una rivoluzione vera qua, e deve partire da qua. Perché è nato tutto qua e deve finire tutto qua e deve iniziare qualcosa di diverso in Sicilia, perché se cambiamo la Sicilia cambiamo l'Europa, ve lo dico io, hanno paura anche in Europa. È arrivato Schulz, la prima cosa che ha detto Schulz, presidente del Parlamento Europeo, ha detto questo movimento di comici, capisci? Qui gente che si barrica anonimamente dietro i computer per fare questa democrazia che non è democrazia tradizionale. Ma cosa significa? Un tedesco che viene qua e mi dice che noi non facciamo la democrazia tradizionale, ma noi facciamo della democrazia, non abbiamo bisogno di aggettivi dopo. Loro sono tradizionali e io voglio solo fare questo. Devono andare via, e prima di andare via tutti, però noi abbiamo diritto un attimo per quello che ci hanno fatto patire, no? Un diritto di un dibattito pubblico, non un processo violento, noi non siamo violenti per l'amor di Dio, ma un dibattito pubblico attraverso internet, con le registrazioni, almeno uno sputo digitale ce lo fate fare. E prima di andare via abbiamo anche il diritto di fargli capire quello che abbiamo patito noi, e gli faremo un'indagine fiscale da quando sono entrati in politica a quando usciranno, e se non guardano i conti ci riporti i piccioli qua. È populismo. E allora io voglio ridiscutere le regole, perché qui siamo strangolati dal debito. O il paese ferma il debito, o il debito ferma il paese. Perché noi siamo falliti l'anno scorso, cari signori. L'anno scorso siamo falliti. Non quest'anno, l'anno scorso. Il ventennio berlusconiano è una palla che avete tirato fuori voi. Non c'è mai stato il ventennio berlusconiano. C'è stato un ventennio dopo, dove 10 anni ha governato Berlusconi e 10 anni ha governato la sinistra, con gli stessi, quasi gli stessi giorni, c'è una diversità dell'1%. È stato il ventennio non del berlusconismo, il ventennio dell'inciuccio è stato. Si passavano la borraccia dell'acqua come Bartali e Coppi, questi due qua. Allora, sta finendo tutto. È fallito l'anno scorso questo paese, solo che non potevamo fallire l'anno scorso, cari signori, perché metà del nostro debito era in mano a banche straniere, alla Francia, alla Germania. Se fallivamo noi finiva l'Europa. Allora hanno mandato un curatore fallimentare che è Rigor Monti, è un esorcista, è venuto qua a curare il fallimento dell'Italia. E se avesse detto delle altre cose, se avesse detto il primo giorno, avesse detto c'è un sacrificio da fare, siamo in difficoltà, lo facciamo tutti insieme, nessuno deve rimanere indietro, cominciamo dal Presidente della Repubblica che spende 240 milioni all'anno, veniamo giù, Cassazione, Corti, tutto, Banca d'Italia, 1700 dipendenti, avesse detto togliamo le sovvenzioni, i vitalici, togliamo qualche cosa, avesse detto queste cose, l'avremmo seguito, abbiamo bisogno di soldi, hanno fatto uno scudo fiscale vergognoso, mettendo il 5% di tasse a tutti i capitali mafiosi, l'hanno ripuliti e adesso vai a prendere i soldi alla pensionata, non ci credo più. Ma non
poteva dire una cosa, come faceva a dire una cosa così? È stato mandato alla banca centrale, perché la Francia, ma io mi sembra di sognare, c'è qualcuno? Mi sembra di sognare, dammi un po' d'acqua, Hollande ieri, Hollande ha detto due cose incredibili. Ha detto: il nemico da battere in Francia, il nemico della Francia è la finanza speculativa, noi ce l'abbiamo al governo. Pensate. Poi ha fatto un'altra cosa, un socialista, ha fatto una banca di Stato statale, dove lui è presidente ad onore, ha messo lì 25 miliardi di euro per foraggiare la piccola e media impresa. Là non la fanno chiudere come da noi. Da noi hanno, sono fallite 13.000 aziende entro la fine dell'anno, sono 35 al giorno. Hanno chiuso, delocalizzato 650.000 piccole aziende, tutti i parametri sono da distruzione. Là non fanno fallire, qua in Francia se dimostri che non sei un evasore, ma che non paghi perché non ce la fai, se no muori, lo Stato ti aiuta a riaprire la tua attività, qui te la chiudono. Grande Beppe. Ma è pazzesco. Grande. Ma tu chiudi un'azienda agroalimentare col problema del cibo, qui dovremmo fare orti condominiali, orti in piazza, orti da tutte le... cibo, tra un po' non arriverà più da 1000 chilometri, le arance tunisine se le ficcheranno nel culo perché non potranno più arrivare, perché il mercato dovrà raccontare la verità, perché il trasporto e i costi sono esternalizzati, li paghiamo noi, non è che costano di meno, costano 3 volte le arance qua, tunisine. Il cibo, cazzo, è la battaglia dei prossimi 5 anni. Arrivo da New York a Manhattan, ci sono 11.000 orti sui tetti. Le città cominciano a fare cibo lì, cibo a chilometro zero. E qui chiudono gli agricoltori, qui chiudono quelli, le mandorle, l'olio, il vino. Avete delle cose stupende, arrivano da tutto il mondo a guardare questi cazzo di dolci, di mandorla, di cose, l'olio. Limone. E devi chiudere, non ce la fa. Vero. Ma basta, ridiscutiamo, io voglio ridiscutere e oltre a mandarli via voglio creare degli strumenti, vogliamo creare degli strumenti da dare ai cittadini in modo che i cittadini decidano. Io non ho mai detto di uscire o non uscire dall'euro, io ho detto che mi piacerebbe informare gli italiani che cos'è l'Europa, che cos'è l'euro, perché non sappiamo un cazzo. Una volta che abbiamo un'informazione andiamo a fare un referendum e votiamo, la metà più uno vince, se siamo in Europa lo diciamo come popolo italiano, non come partito di qualche cazzo di partito. Questa è democrazia. Allora non ne esci, non ne usciamo. I francesi vogliono indietro 511 miliardi. Le avevamo promesso di fare 7 centrali nucleari, dopo Fukushima non li fanno più. Le avevamo promesso di gestire l'acqua pubblica e non lo possono più fare perché abbiamo fatto un referendum che la vogliamo pubblica. E allora hanno 511 miliardi di merda in mano, i nostri titoli. E mandano Monti perché vogliono i soldi indietro. E Monti fa questo, la BCE stampa un po' di euro, gli euro arrivano alle nostre banche, le nostre banche cosa fanno? Non ti danno una lira perché non possono dartelo e comprano il nostro debito in mano alle banche francesi e inglesi. Questo è il giro. E mentre facciamo questo giro, il nostro debito aumenta. È aumentato da quando c'è Monti, da quando c'era Berlusconi, e il debito arriverà a fine anno a 2.000 miliardi di euro, su cui dovremo pagare un interesse di 100 miliardi di euro. Hai voglia di fare riforme, l'IVA un punto, togliere le mutande ai pensionati, la casa ai vecchi? Hai voglia? Va tutto in quel calderone lì, o fermiamo il debito, o il debito ci disintegra. Come fare? Non lo so come fare. Ci sono dei segnali incredibili che noi non sappiamo. L'Islanda ieri e oggi sta facendo una cosa incredibile, anche lì ha azzerato il patrimonio e il reddito degli islandesi, due banche gli hanno mangiato tutto, e cazzo, è arrivato il Fondo Monetario, ha detto: ci pensiamo noi, ti diamo i soldi e ci dai indietro un po' di interessi, 100 euro al mese per 50 anni a ogni islandese. Si sarebbero impegnati così. Ma il Presidente della Repubblica, che non è il nostro Presidente della Repubblica, ma fa il Presidente della Repubblica, ha detto: io non posso indebitare il mio popolo da solo, stiamo scherzando. Hanno fatto un referendum,
Ovviamente il popolo è andato a votare, il 99,9% ha detto non paghiamo il debito, non ce ne frega niente. E che cosa hanno fatto, cari signori? Hanno nazionalizzato le banche, fatto arrestare i banchieri, e in questo momento i cittadini, non i partiti, li hanno tolti. I cittadini islandesi si stanno riscrivendo la Costituzione online, ma i cittadini estratti a sorte, non i partiti, in questo momento. L'Islanda non è paragonabile all'Italia, per l'amor di Dio. C'è un altro segnale, l'Ecuador. Un presidente di 44 anni che parla tre lingue perfettamente, laureato ad Harvard, entra in Parlamento e dice: signori, siamo strozzati dal Fondo Monetario. Devo dirvi una cosa da vostro presidente. Il debito non lo paghiamo più, è immorale. E se n'è andato. Cazzo, sono rimasti tutti così. E cosa succede? Succede quello che vuole. Adesso, che succede a quello che vuole? È immorale, non lo paghiamo. Allora, il Fondo Monetario li ha fatti uscire dall'ONU, gli ha fatto l'embargo di cibo, grano, energia, frutta e qualsiasi cosa. Stava facendo morire di fame un popolo, il Fondo Monetario, per il debito. Ma è successo un miracolo, che dovrebbe succedere in Europa, la solidarietà dell'Europa. Là è successa la solidarietà del Sud America, perché il Venezuela ha detto: non ti danno più energia, io ti do il petrolio, il gas per 10 anni gratis. Il Brasile ha detto: non ti danno più frutta e verdura, siamo pieni di frutta e verdura, ti riempiamo per 10 anni gratis di frutta e verdura. L'Argentina ha detto: non c'hai la carne, siamo i primi produttori al mondo di carne, ti diamo la carne di prima scelta per 10 anni gratuiti. E anche la Bolivia, Morales, che dice: io faccio i soldi con la coca, però un po' è un datore di coca, e dice: ti do 5 miliardi di euro a interessi zero. Bene, hanno fatto il processo, e hanno fatto il processo l'avvocato dell'Ecuador, è andato davanti all'avvocato del Fondo Monetario e gli ha detto: cari signori, noi il debito non lo paghiamo perché è immorale, e facciamo esattamente quello che avete fatto voi, americani, quando siete andati in Iraq, che avete trovato un debito di 150 miliardi di dollari e avete detto: dato che non l'abbiamo fatto noi, non lo paghiamo perché è immorale. E ha vinto la causa l'Ecuador sul Fondo Monetario. Sono segnali, sono segnali. L'Argentina, la Kirchner, presidente, va a Manhattan e tira un assegno in faccia al Fondo Monetario, un assegno largo 1 metro per 2, con scritto 13 miliardi e mezzo. Avete saputo qualcosa? Tutto il mondo ha mandato questa notizia, la foto della Kirchner con l'assegno così, a Manhattan. Avete saputo qualcosa? Lo capite che non sappiamo un cazzo qua? Parliamo dell'Argentina, non Greenpeace. 13 miliardi e mezzo gliel'ha tirato, ha detto: noi paghiamo il debito 16 mesi prima della propria scadenza. Saldiamo, non vogliamo più avere a che fare con voi. Fondo Monetario, americani, inglesi, fuori dai coglioni. Noi ci siamo tirati fuori dalla merda. Adesso pompiamo l'8% di PIL. Vi ricordate l'Argentina? Morivano di fame per 10 anni. In 24 ore hanno chiuso i contatti con le banche, i conti, non c'era più niente. Chi stava bene, morto. Per 10 anni. E la Kirchner gli ha detto: cari signori, noi non ci siamo svenduti la sanità, l'acqua, l'energia, i diritti, la scuola e tutto. Noi non ci siamo svenduti un cazzo. Noi abbiamo statalizzato le banche, nazionalizzato l'energia e abbiamo investito nella piccola, media impresa, in alta tecnologia. E siamo fuori dal debito e pompiamo l'8% di PIL e il mondo sta venendo a investire in Argentina. Questa è una... Ecco perché. E sono tutte informazioni che hanno avuto con Wikileaks, con Assange. Perché al consolato dell'Ecuador? Perché l'avvocato di Assange ha 160.000 file dove si c'ho le registrazioni telefoniche di questa Europa, degli americani che vedevano il Sud America crescere, e le telefonate erano di molta preoccupazione di andare lì a non farli crescere, di andare lì e fare dei casini per non far crescere queste popolazioni. Hanno le registrazioni telefoniche perché l'Europa pensa ancora di essere il faro della cultura nel mondo, e l'Europa non è più un cazzo. Perché oggi i mercati emergenti sono Sud America, la Russia, la Turchia, il Messico, l'Unione Sovietica. Ecco perché noi ci mollano. Una volta che abbiamo pagato il debito, il Sud Europa, noi, la Grecia, la Spagna, il Portogallo,
E allora, io voglio dare degli strumenti agli italiani, noi dobbiamo avere degli strumenti. Bilanci partecipativi, questa città meravigliosa con un buco pazzesco di debito, c'è tutto il debito. Allora, debiti non ce ne devono essere. Bene, bilanci partecipativi. E signori, abbiamo questi soldi, cosa facciamo? Delle villette speculative o ripariamo la fogna, facciamo il depuratore? Allora, facciamo la pista ciclabile o facciamo l'ospedale? Che cazzo facciamo? Lo decidiamo noi con un referendum propositivo senza quorum. Esci, vai a dire sì o no a un progetto. Se non ci vai, vincono gli altri. Questi sono sistemi che dobbiamo inserire nella Costituzione. Sistemi così, referendum propositivi senza quorum. Allora, se stai lì recitando non faccio una minga, non ci vado, vincono gli altri. Questi sono sistemi a cui non siamo abituati, ma ognuno deve fare la propria parte, ognuno deve partecipare, stare lì, mettere la X e stare a guardare, non votate il Movimento 5 Stelle, se votate partecipate, il sindaco di Parma, noi ne abbiamo quattro, va per i quartieri, lui e gli assessori, dà dei foglietti ai cittadini per quartiere, con una biro. E dice datemi dei consigli nel vostro quartiere, non posso sapere tutto. E i cittadini danno come fare un marciapiede, cos'è un senso unico, il posteggio, il verde, la spazzatura. E tira fuori dai consigli dei cittadini dei progetti di urbanizzazione della città di Parma a costo zero. Non c'è bisogno di chiamare specialisti da milioni di euro. Siete voi gli specialisti di voi stessi. Porca puttana! E questo è un cambiamento radicale della politica. Bene signori, io ho finito, vado a cambiarmi la camicia. Scusate la passione, se non credessi in quello che dico non ci metterei in questa roba qua. Chi me lo fa fare? Va. Grande! Io vi abbraccio. Adesso chi c'è dietro Grillo, eccoli qua. Guardateli bene. Il cambiamento è già nelle loro facce, guardateli bene. E sentite i programmi, perché ce n'hanno da vendere programmi per la vostra Sicilia. Vai.